Eder. Mech. Pallister. Ho dormito male e mi sento drogata. Queste parole sono state rivelate da Repubblica e emerse dalle chat di Giulia e dagli acquisti online di Impagnatiello. Il 16 febbraio, infatti, il barman dell'Armani Café ha acquistato via web una confezione di cloroformio stabilizzato con amilene. Una sostanza che avrebbe potuto causare a Giulia Tramontano uno stato di sonnolenza e intontimento. Una settimana prima dell'omicidio, la donna aveva scritto a Impagnatiello un messaggio in cui parlava di come si sentiva dopo aver dormito male. In un altro messaggio inviato alla madre il 9 dicembre 2022, Giulia ha scritto: «L'acqua che abbiamo preso puzza terribilmente di ammoniaca. La madre le consigliò di buttare via l'intera confezione, ma purtroppo non è servito a impedire l'efferato piano di Impagnatiello». Secondo Chiara Tramontano, sorella di Giulia, il barman non aveva intenzione di pagare gli alimenti e così decise di eliminare madre e figlio. Una gravidanza che avrebbe potuto intralciare i suoi progetti futuri. Voleva fare degli investimenti immobiliari e consapevole delle spese che poteva portare un bambino, non era d'accordo ad averlo. Le ultime immagini di Giulia Tramontano sono i frame che documentano l'abbraccio con l'altra donna di Impagnatiello. Purtroppo, quello sarebbe stato l'ultimo abbraccio che Giulia avrebbe mai ricevuto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!